Padroneggiare una lingua straniera è effettivamente alla portata di tutti, ma se da una parte padroneggiare strutture sintattiche, lessicali e grammaticali, destreggiarsi con verbi, tempi, modi, eccetera, eccetera, è effettivamente qualcosa che tutti possono conseguire, dall'altra poche persone effettivamente riescono a parlare una lingua straniera con un accento nativo o quasi nativo. Salve a tutti, sono Luca di lucalampariello.com e oggi vi parlerò di come riuscire a parlare una lingua straniera con un accento nativo o accento madrelingua non è così difficile come pensate e di come farlo. In un altro video fatto su YouTube ho spiegato come sono riuscito a passare da un accento atroce in inglese a un accento quasi nativo in un breve lasso di tempo. E quello che è successo è che nel momento cruciale in cui passavo da un accento atroce a un accento madrelingua e nel momento in cui ho cominciato a parlare quasi come un americano, i miei compagni di scuola o i miei amici mi prendevano un po' in giro. Effettivamente l'inglese americano è molto più nasale dell'italiano. E quello che succedeva è che per i miei compagni di classe sentirmi parlare in un altro modo faceva specie. E quello è stato il momento che ha fatto la differenza fra parlare come un italiano, come parlerebbe un normale italiano, e parlare quasi come un americano. Perché sostanzialmente ho resistito alla pressione sociale dei miei compagni, dei miei amici che fanno parte della tribù Italia e italiani e ho voluto prendere e assumere un'altra identità oltre la mia. Il famoso linguista Steven Krashen, fra le tante cose buone fatte, ha scritto un articolo sull'acquisizione di un accento in una lingua straniera. Nel suo articolo dichiara qualcosa che è apparentemente scioccante, ma che alla fine ha senso. Steven fa la dichiarazione apparentemente provocatoria, secondo la quale tutti, anche gli adulti, riescono e acquisiscono molto rapidamente un accento straniero e soltanto scelgono di non parlare con quell'accento perché si sentono un po' scemi. E questo ha a che vedere esattamente con quello che stavo dicendo poc'anzi, e che non si tratta solamente di una questione linguistica, cioè di difficoltà di articolare i suoni o di non sentirli, si tratta di una mera questione psicologica, e cioè quello che ha fatto la differenza nel mio caso è quello di voler attribuire l'accento straniero anche ad un'altra identità e quindi di appartenere alla tribù americana oltre la mia. La volontà di appartenere a un'altra tribù o di abbracciare un'altra tribù oltre la propria è un fattore psicologico particolarmente rilevante. Ma è anche importante, in tutto questo, considerare le persone con le quali sviluppiamo un accento. Nel mio caso, per esempio, l'acquisizione di un accento quasi madrelingua ha coinciso esattamente con il lavoro che ho cominciato con la mia insegnante Susan, di cui sempre parlo e che ringrazio ancora. Passando tempo con lei, infatti, non ho solo acquisito il suo modo di parlare, il suo accento e la sua intonazione, ma soprattutto il suo modo di essere, il suo modo di comportarsi e di rapportarsi con me e con gli altri. Dicono spesso che noi siamo il risultato delle 5 persone con cui passiamo la maggior parte del tempo. Adesso non so se sono 5, se sono 6, se sono 7, ma la cosa più importante è non solo la quantità, ma la qualità delle persone che ti circondano. E quindi è fondamentale, quando sviluppi un accento, vuoi sviluppare un accento in una determinata madrelingua, di passare tempo con persone che stimi e costruire la tua identità intorno a quelle persone. Sempre nel suo breve ma intenso paper accademico, Steven Krashen spiega come la lingua e l'accento abbiano due funzioni fondamentali. La prima funzione è ovviamente quella di comunicare con altri esseri umani, ma la seconda funzione, e qui parla più specificatamente dell'accento, è che l'accento è una sorta di marcatore sociale. Se ci pensi bene, da italiano una delle prime cose che noti quando una persona sconosciuta ti parla è: questo da dove viene? Viene dalla Calabria e parla così? Viene dal Veneto e parla così? Viene da Firenze e parla così? Se da una parte quindi l'accento definisce già la regione geografica in cui sei nato, dall'altra definisce anche in qualche modo la tua classe sociale. Quello che sto cercando di dire è che l'accento definisce ancora una volta una specifica identità. E se vuoi acquisire un accento madrelingua, devi identificarti con l'altra persona. Non si tratta solo di imitare quella persona, ma si tratta di essere qualcun altro oltre a te stesso.
E questo è un punto fondamentale che definisce anche cosa farai per assumere e per acquisire un accento straniero. Una cosa che facevo spesso, e che adesso faccio un po' di meno, è quella di guardare dei film, prendere degli spezzoni specifici di film e imitare fino alla nausea quello che dicono gli attori, come lo dicono. E non si tratta solo di dire esattamente le cose che dicono, ma di prendere in considerazione tutte le cose intorno, che girano intorno a queste parole, come la faccia, i gesti, i comportamenti, eccetera, eccetera. E questo è molto importante e mi ha dato la possibilità di sviluppare un accento quasi madrelingua in altre lingue straniere, oltre all'inglese americano. Eccoci alla fine del video, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia risultato utile, ma volevo fare un breve riassunto finale. Per acquisire un accento madrelingua in una lingua straniera è importante essere pronti ad abbracciare un'altra identità culturale, ma questo non significa abbandonare la propria. Secondo, è importante passare tempo con altre persone, perché non sono solo i suoni, ma le esperienze, i sorrisi, gli sguardi, la comprensione, i gesti che rendono e creano e plasmano un'identità linguistica. E terzo, invece di imitare come un pappagallo, prendi in considerazione tutto quello che ha a che vedere con la comunicazione umana, e quindi ancora una volta dalle parole alla faccia, dai gesti, dai suoni, e cerca di imitare gli attori, di imitare le persone, e deve essere sostanzialmente come un gioco. Se vi è piaciuto il video e ne volete sapere di più, ho scritto un enorme articolo su questo affascinante argomento sul mio sito www.lucalamperiello.com. Come fare per vedere il sito? Beh, basta cliccare sul link nella description box, potete leggere l'articolo, lo potete ascoltare, così come tutti gli altri articoli, e potete lasciare commenti, quindi vi aspetto lì. Grazie ancora per avermi ascoltato e ci vediamo tra un po' su YouTube.